Verrà il giorno in cui saranno chiamati tutte le persone danneggiate e offese a risarcire il danno di qualcuno, non lo so. Evidentemente questo tribunale ha ritenuto fondate le ragioni a discolpa di quasi tutti gli imputati. Non usa mezzi termini l'avvocato Rizzieri Angeletti, difensore delle parti civili nel processo per il crack di Banca Etruria, nel commentare la sentenza appena pronunciata presso il Tribunale di Arezzo sul filone bancarotta. Dei 23 imputati, soltanto uno è stato condannato. Ne prendiamo atto, leggeremo le motivazioni, come al solito, e continuano a soffrire le persone danneggiate, continua lo Stato ad essere latitante, continuano queste vicende così paradossali che impiegano costi infiniti, chissà quando finiremo di combattere in questo mondo. Ci sono persone che hanno subito danni fisici alla salute, persone che hanno preso infarti, che sono andati in dialisi, persone che non si sono potute muovere, che ho dovuto raggiungere a casa loro in seguito alle vicende che hanno colpito, che li hanno colpiti in questa storia, e che cosa trovano di sollievo? Un risarcimento danni da liquidarsi in separata sede nei confronti di una persona che probabilmente non avrà nulla, figuriamoci se ha la possibilità di soddisfare le esigenze risarcitorie di centinaia e centinaia di persone offese. Per bancarotta nel 2019 erano già stati condannati a 5 anni in primo grado, con rito abbreviato, l'ex presidente Giuseppe Fornazzari e l'ex direttore generale Luca Bronchi. C'è da chiedersi quindi come questa sentenza potrà pesare anche in questa vicenda. È evidente che le motivazioni di questa sentenza saranno motivazioni che incideranno su quel giudizio, anche se il diverso rito prescelto, cioè il giudizio abbreviato, limitatamente agli atti presenti nel fascicolo, potrebbe dare una impostazione diversa. Non credo, credo invece che ci sarà una influenza di questa decisione sulle ragioni della difesa in quel giudizio abbreviato, del quale ancora non conosciamo neppure la data di fissazione dell'udienza, e quindi anche questo è un segnale importante. Non si comprende per quale ragione dopo tanto tempo ancora non viene fissata a Firenze questa udienza. Probabilmente si attendeva questo giudizio, non lo so, sono tutte congetture che faccio, però stranamente troppe congetture messe una accanto all'altro formano una prova forte, e quindi ancora una volta devo convenire con il mio pensiero pessimistico dell'andamento complessivo e globale. Io sono stato ascoltato anche in Commissione Banche, dove espressi il mio giudizio. Ci fu una sorta di costante raccomandazione anche da parte dei componenti della Commissione circa il futuro dei truffati, ma ad oggi ancora una volta prendiamo schiaffi in faccia senza ritegno da tutti. Questa è la verità. Il resto poi. Una volta lette le motivazioni della sentenza, ci sarà dunque da capire se procura e parti civili vorranno ricorrere in appello. Ancora è prematuro, perché vanno lette quelle che sono le motivazioni, quindi bisogna essere. Però diciamo che c'è un forte sentimento verso l'appello, perché secondo me questo processo qua, questa vicenda qua, merita 3 gradi di giudizio.